solo questa. I bambini è proprio speciale, io ce l'ho cresciuti, 4 figli. La carne di cavallo, ricca di ferro, nutriente, ma da dove arriva? Può venire dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio, piuttosto che dalla Germania. Ed è sicura? Antinfiammatorio nella carne equina, fenilbutazone, commercio illegale di animali sportivi, non macellabili. Proviamo a verificarlo. Partiamo da Willy e Ghibli, due cavalli scomparsi, partiti da un centro ippico di Ivrea a cui chiediamo lumi. Allora, ecco questo foglio. Azienda agricola Valtorta, Cucciago Como, è la destinazione. Quindi per noi è come per dire, vi abbiamo dato il cavallo, va a finire là. E là ci andiamo. È tutto abbandonato. Il codice stalla indica come indirizzo proprio questo, però l'azienda agricola non è più qui. Domandiamo in giro e troviamo il titolare. Aspetti che c'è. Grazie. Ricorda di aver caricato Willy e Ghibli a Ivrea, ma dice per dargli a un altro e senza una nuova bolla di trasporto. In autostrada. C'è un piazzale, ma come facciamo di solito, tiri giù i due camion, uno lo prende, va. In maniera un po' irregolare. Sì, ho fatto quell'errore lì. Manca la certificazione. Ascolti. Ha fatto un favore. È una cosa normalissima. Chi dice il contrario non dice la verità, capito? Insomma, funziona così, lo fanno tutti per l'allevatore. Le norme sul trasporto vengono violate e dei cavalli si perdono le tracce. Il nostro timore è che siano stati macellati. Entrambi i due cavalli sono non DPA, quindi assolutamente sono cavalli non macellabili. La cosa rileva, macellabili sono infatti solo i cavalli attestati come DPA, perché per loro la legge vieta alcuni farmaci tossici per l'uomo. L'esperienza però dice altro. Lui è Fulmine, è qua da un anno, doveva essere macellato. C'è scritto non DPA, nome del proprietario, firma del proprietario, timbro. Se ci sono non può assolutamente finire al macello. Eppure Fulmine c'era finito, pur essendo non DPA. Ma non è l'unico caso. Salvando cavalli dai macelli, Irene ne ha viste tante. Passaporti falsificati o smarriti, scambi di identità, accordi sottobanco, tutto per sbarazzarsi di animali non più redditizi, che possono vivere fino a 40 anni e che mantenere costa. Diciamo che è un po' come la rottamazione delle macchine. Non prendi tanto su quella incidentata, però lo prendi subito. Poi può essere che ce l'avevi non macellabile perché la persona prima ci era affezionata, può essere che ce l'hai non macellabile perché ha preso qualche farmaco. E lì va tutto nella carne, poi. E succede spesso così? Di quelli che sono capitati a me, ho visto su 10, 2 erano in regola. Cioè, solo 2 su 10 potevano essere macellati. Per capire come cavalli non DPA come Fulmine possano finire nei nostri piatti, basta vedere quanto sia facile aggirare le leggi. Partiamo dal codice ASL che deve avere chiunque tenga cavalli su un terreno. Scegliamo un comune a caso e scegliamo un indirizzo a caso. Questo può andar bene. Via Cesare Pavese 18. Andiamo ora all'ASL. Compiliamo un modulo con l'indirizzo del nostro finto allevamento. Via Pavese. L'impiegato batte tutto al computer e in pochi minuti è fatta. Ecco il mio codice stalla, senza avere un cavallo e soprattutto su un terreno, un immobile che non sono assolutamente miei. Cioè, da questo momento sono un'allevatrice falsa e posso prestarmi per traffici illeciti. Può essere utilizzato questo codice ASL anche per far figurare trasporti fittizi, lo dico perché comunque sono cose che sono già successe. Mi aspetterei che l'autorità sanitaria locale facesse un controllo prima. Si è creata semplicemente la prima delle tante tappe, delle tante falle del sistema che possono portare poi alla perdita di tracciabilità degli animali. Tracciabilità, ecco il punto. L'Italia è l'unico Stato in Europa ad avere un'anagrafe equina, ma senza controlli sui vari passaggi è come non averla. Se noi prendiamo il dato del 2014, per esempio, degli equidi macellati, vediamo che delle fonti ufficiali, che sono l'Istat e il Ministero della Salute, le più usate, ci sono già due dati diversi. Ma addirittura abbiamo constatato che da due uffici diversi del Ministero della Salute provengono due numeri diversi, e questo già la dice lunga. Noi non siamo sicuri di cosa arriva poi nei banchi dei supermercati o da dove provenga l'animale e la carne di cavallo che poi ne deriva.
I veterinari hanno più volte denunciato il problema. Tutti questi passaporti dovrebbero essere confluiti nella banca dati nazionale. Questo non è avvenuto. È chiaro che io non ho la filiera dell'identificazione, no? E dunque c'è un buco proprio nella possibilità per i veterinari, per i controllori, di effettuare il controllo. Non abbiamo neanche la possibilità di valutare quanti animali scompaiono dal territorio non DPA senza mai essere dichiarati morti. Se un equide non DPA non può finire al macello, ma le statistiche ci dicono che gli animali non muoiono in azienda, dove finiscono? La domanda è legittima. Finiscono sulle tavole, lo dice la stessa Fnovi. Tra i cavalli macellati in Italia, oltre 30.000 in media non sono da allevamento. Arrivano quindi dai circuiti sportivi. Il fenilbutazone è un farmaco non steroideo, un antinfiammatorio, un FANS, per il trattamento di alcune affezioni articolari. Per una serie di effetti tossici che il fenilbutazone ha sull'organismo umano, viene limitato ai cavalli sportivi. Questa molecola è stata rinvenuta anche in carni di cavalli macellati, quindi la presenza indica un eventuale ingresso nella catena alimentare di cavalli non DPA, di cavalli sportivi.